Aprire le sedi dei partiti alla società civile e alle associazioni di volontariato e anti-usura e racket. E questo l'intento di Italia dei Valori, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede di Calata San Marco ha illustrato i termini del progetto. Un'iniziativa sociale di grande respiro che coinvolgerà tutte le sedi dei partiti e che in alcuni casi è già avviata. L'idea è quella di dare la possibilità alle associazioni presenti sul territorio, sprovviste di sede, di poter usufruire delle stanze presenti all'interno della sede del partito di Calata San Marco, dove svolgere la propria missione civile. Spesso le sedi dei partiti non sono utilizzate, massimo due volte al mese, così il senatore Formisano ai nostri microfoni. La sede di Calata San Marco è una sede di 240 metri quadrati, che per lo più viene usata un paio di volte per un direttivo al mese e in campagna elettorale. E nasce da alcune esperienze positive che abbiamo già fatto in Sicilia, l'ultima qui in Campania, a Torre del Greco la settimana scorsa, dove la nostra sede è stata messa a disposizione di un'associazione anti-racket, di un'associazione anti-usura, di un'associazione di volontariato che operano su quel territorio. E da qui ci è venuta l'idea di farne una battaglia di livello nazionale. In tutta Italia le sedi dell'Italia dei Valori e quelle regionali ovviamente sono più grandi, possono essere usate, io penso qui a Napoli, a tutte le associazioni di volontariato che fanno della battaglia anti-racket il loro impegno sociale o l'anti-usura. Coordinatore del progetto, il consigliere comunale di Napoli, Enzo Varriale. Visto e considerato che ci sono tante associazioni che necessitano di sedi, anche perché non hanno contributi, non ci sono contributi previsti in particolar modo, se non i famosi beni confiscati alla camorra o alla mafia, che a nostro avviso purtroppo peccano di tante lungaggini burocratiche e quindi insomma diventa sempre più difficile per questa associazione avere delle sedi. Il nostro partito l'ha fatto già in alcune sedi, l'ha fatto in Sicilia come si diceva prima, l'ha fatto a Torre del Greco, lo faremo in tutta Italia, lo faremo anche a Napoli. La sede è una sede importante, ci sono 245 metri quadrati, oltre 10 stanze e saranno a titolo gratuito messe a disposizione per tutte le associazioni che operano in questo settore, nel sociale, l'antiusura, l'antiracket. Già abbiamo avuto delle telefonate in tal senso e la richiesta di questa in questa direzione. Noi siamo pronti ad ospitare e a collaborare in modo non strumentale con queste associazioni.